Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha partecipato al convegno sul tema regioni e città per il clima e la transizione energetica, riflettere sull'Europa, dialogo con i cittadini, organizzato dal Comitato Europeo delle Regioni e dal Dipartimento regionale per l'ambiente. L'evento, che si è svolto all'Aurum di Pescara, fa seguito al workshop sulla transizione energetica e climatica che si è tenuto l'11 ottobre scorso a Bruxelles, al quale il presidente Di Pangrazio aveva partecipato in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sulle calamità naturali per la conferenza delle assemblee regionali europee. Soprattutto per parlare di prevenzione di disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici. È un'attività dove è profondamente impegnata la Regione Abruzzo, ma soprattutto è impegnata a coordinare un gruppo di lavoro europeo per prevedere, per vedere, dopo un'attenta analisi fatta da un gruppo di lavoro di esperti, di tecnici, di ricercatori, le migliori energie delle università della nostra regione, insieme al Gran Sasso Science Institute, alla Protezione Civile, all'INGV, come affrontare sul punto di vista normativo per proporre alla comunità europea o dare dei suggerimenti su come dovrebbe essere indirizzata la normativa, in modo tale che ci possa essere una resilienza della comunità, un atteggiamento diverso, comportamentale sul territorio non solo dell'Abruzzo, non solo del Paese Italia, ma dell'intera comunità europea. Oggi una conferenza molto interessante, soprattutto dibattito con i cittadini, si sviluppa anche la sussidiarietà, perché sono analisi e proposte che vengono dal basso verso l'alto. Quindi una ricerca fatta dalla nostra Regione Abruzzo a tutto campo, che oggi è stata utile proprio per sensibilizzare, ma anche per capire meglio noi come legislatori come affrontare al meglio con leggi regionali il tema disastri naturali dovuti a cambiamenti climatici.